È una favola che stiamo vivendo, un miracolo, perché non è vincere qua contro questa squadra, è una cosa veramente grandiosa, è pazzesca. Ma ho detto io, uno pari palla al centro, se noi avevamo la seconda partita giornata no, oggi l'ha avuto Erice. Però che cosa è successo tra gara 2 e gara 3? Perché effettivamente due squadre, due bressanone completamente diverse. Io ho parlato con Gutierrez, l'allenatore dell'Erice, no? Ho detto, non riesci a spiegartelo perché, però se mordi un pitbull, quello torna, E in effetti è stata una reazione soprattutto mentale, perché l'impressione che si era avuta in gara 2 era di una Bressanone spaesata. È anche vero che col caldo, sono tutte scuse, però vieni col volo, gambe pesanti, sei lì un po' abbastanza insicura, poi t'ambienti, però uno pensa che magari dopo Salerno hai tutto per vincere, no? Infatti a Bressanone abbiamo vinto, però la seconda non è spiegabile. E poi però sapevo che lo spirito nostro è quello. Io voglio ringraziare tutta la dirigenza, tutti i volontari nostri che ci sopportano, i sponsor che ci sopportano, ma tutti i giocatrici, anche quelli che non giocano e fanno parte della squadra. È un'impresa incredibile. Ubi, Serie A2, promozione, Supercoppa nel 2021, Coppa Italia, lo scudetto dopo 37 anni e adesso un altro scudetto. Tira una linea. Non riesco a tirarla. Credo che ogni allenatore si desidera questo, e questo abbiamo raggiunto, ma non è solo io, sono quelle ragazze che mi danno l'anima e hanno la grinta e non riesco a spiegare, quelli proprio quelle sono pazze. E io ho sempre detto, preferisco avere il cavallo pazzo che il cavallo calmo, perché quel cavallo pazzo lo puoi domare, il cavallo calmo non puoi spingerlo. Ma non ti stanchi mai di vincere? No, infatti, io non lo so, cioè, sono un po' senza parole, perché sapevamo che comunque sarebbe stata una partita difficilissima, giocando gara 2 non all'altezza, dove abbiamo promesso troppe cose all'Erice e non eravamo noi come squadra, perché abbiamo anche dimostrato a Salerno che eravamo tutta un'altra squadra, e oggi tutto questo abbiamo messo in campo e la vittoria di tutto il nostro gruppo. Monica, la vera Brixen l'abbiamo vista probabilmente in questi playoff. Avete avuto una stagione non semplice, perché avete avuto tanti infortuni in corso di campionato, senza Shana, senza Iarrua. In questi playoff siete uscite fuori invece, avete eliminato le campionesse d'Italia in carica. E poi che cosa vi siete dette ieri, sabato, perché in gara 2 eravate effettivamente fuori completamente dalla partita? Sì, come l'altro ieri, come anche ci siamo detti, poi ci siamo messi insieme, abbiamo parlato, abbiamo un po' studiato, ognuno ha detto quello che pensava, anche quello che è stato forse l'errore della compagna, tutto quanto oggi comunque sentivo una energia molto positiva, che comunque potevamo farcela, abbiamo dimostrato in campo oggi tutti i 60 minuti, non abbiamo mai mollato. È molto bella vincere qua, e questa vittoria dedichiamo a tutta la nostra squadra e tutta la nostra società e tutto il Bressanone. Avete fatto anche un bel regalo al vostro allenatore, a Ubi Nössing, che è vero lascia dopo 7 anni, ma lascia con uno scudetto, ha un sapore diverso. Sì, infatti volevamo una bella chiusura a Ubi, cioè non sapevamo a che punto arriviamo, perché sapevamo già in semifinale che sarebbe stato molto difficile, e da lì abbiamo creduto fino alla fine, e per noi tutte quante delle giocatrici è stato, penso, il regalo più bello che si possa fare a Ubi, no? Dopo tutti questi 7 anni lunghissimi. E poi un ultimo passaggio proprio su di te, perché insomma lo dicevo anche in telecronaca, no? Stavamo elencando i tanti titoli, però poi il DNA vincente rimane, insomma, in una gara 3 di finale hai giocato una partita veramente giù il cappello. Sì, ogni partita comunque ha la sua storia, e noi
era già da babbo. Come sempre. E niente, cioè io devo ringraziare tutta la squadra che oggi veramente abbiamo creduto fino alla fine, era una squadra di, cioè è una vittoria di tutta la squadra. E niente, posso solo ringraziare le mie compagne, anche il mio allenatore e tutto lo staff. Io sono molto triste ora. È difficile parlare della partita perché ora siamo con troppo sentimento, ma penso che Bressaloni ha giocato bravissimo, ha giocato di squadra oggi, tutto il merito a loro, hanno fatto quello che doveva fare. Noi non abbiamo stato bene nella partita oggi. Immagino che non sia facile parlare in questo momento, una stagione che si chiude comunque con due titoli, la Coppa Italia e la Supercoppa. È chiaro che una squadra come Erice è costruita per vincere sempre, per vincere tutto, e ogni sconfitta è una delusione, però è una stagione in cui portate a casa due titoli su tre. Sì, claro, sicuramente domani ci penserà in questo, che anche abbiamo vinto questo anno. Ma ora è difficile perché abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto, quindi, e per me magari è l'ultimo, quindi è ancora di più difficile.